L'ultima lettera di Srinivas Ramanujan a Goffredo Arnoldardi, 12 gennaio 1920, Università di Madras. Mi dispiace molto di non averti scritto una sola lettera fino ad ora. Ho scoperto di recente delle funzioni molto interessanti, che chiamo funzioni teta finte. A differenza delle funzioni teta false, studiate in parte dal professor Rogers nel suo interessante lavoro, esse entrano nella matematica in modo altrettanto bello delle normali funzioni teta. Ti mando con questa lettera alcuni esempi. Se consideriamo una funzione teta nella forma euleriana trasformata, ad esempio, e vogliamo determinare la natura delle singolarità nei punti q uguale 1, q al quadrato uguale 1, q al cubo uguale 1, q alla quarta uguale 1, q alla quinta uguale 1, eccetera, sappiamo quanto splendidamente la forma asintotica della funzione può essere espressa in una forma esponenziale molto ordinata e chiusa. Ad esempio, quando q uguale e elevato alla meno t e t tende a 0, avremo le seguenti formule. E risultati simili in altre singolarità. Non è necessario che ci sia un solo termine come questo, ci possono essere molti termini, ma il numero di termini deve essere finito. Anche o piccola con 1 può risultare essere o grande con 1. Questo è tutto. Ad esempio, quando q tende a 1, tale funzione equivalente alla somma di 5 termini come questi. Insieme a O grande con 1 invece di O piccolo con 1. Se prendiamo un certo numero di funzioni come A e B, è solo in un numero limitato di casi che i termini sono vicini come sopra. Ma nella maggior parte dei casi non sono mai vicini come sopra. Ad esempio, quando q uguale a e elevato alla meno t e t tende a 0, avremo la seguente funzione, dove a con 1 è uguale a 1 fratto 8 radical 5, e così via. La funzione c è un semplice esempio di una funzione che si comporta in una forma non vicina alle singolarità. Il coefficiente di 1 fratto t nell'indice d risulta essere y al quadrato fratto 5, in questo caso particolare. Quindi il coefficiente di 1 fratto t nell'indice risulta essere y al quadrato fratto 5, in questo caso particolare. Potrebbe essere qualche altro numero trascendente in altri casi. I coefficienti di t al quadrato, eccetera, risultano essere 1 fratto 8 radical 5, eccetera. In questo caso. In altri casi potrebbero rivelarsi qualche altro numero algebrico. Ora sorge una domanda molto interessante. È vero il contrario delle affermazioni riguardanti le forme A e B? Vale a dire, supponiamo che ci sia una funzione nella forma euleriana e supponiamo che tutti gli infiniti punti q uguale e elevato a 2 i pi greco m fratto n siano singolarità esponenziali. E supponiamo anche che in questi punti la forma asintotica della funzione si avvicini in modo così conciso come nei casi di A e B. La domanda è: la funzione presa è la somma di due funzioni, una delle quali è una normale funzione teta e l'altra una funzione banale che è O grande con 1 in tutti i punti q uguale e elevato a 2i pi greco m fratto n? La risposta è che non è necessariamente così. Quando non è così, chiamo tale funzione
funzione teta fittizia o finta. Non ho dimostrato rigorosamente che non è necessariamente così, ma ho costruito una serie di esempi in cui è inconcepibile costruire una funzione teta per eliminare le singolarità della funzione originale. Ho anche dimostrato che, se è necessariamente così, allora ciò porta alla seguente affermazione, vale a dire, è possibile costruire due serie di potenze in x, vale a dire, sommatorie da 0 infinito a con n x alla n, sommatorie di con n x alla n, entrambe con singolarità essenziali sul cerchio unitario, convergenti quando valore assoluto di x minore di 1 e tendenti a limiti finiti in ogni punto x uguale e elevato a 2i pi greco r fratto s. E che allo stesso tempo il limite di sommatoria da 0 a infinito che ha con nx alla n nel punto x uguale e elevato a meno 2i pi greco r fratto s è uguale al limite di sommatorio da 0 a infinito b con n x elevato alla n nel punto x uguale e elevato a meno 2i pi greco r fratto s. Questa affermazione sembra falsa. In ogni caso passeremo agli esempi e vedremo fino a che punto le nostre affermazioni sono vere. Ho dimostrato che se f3 di q uguale 1 più q fratto 1 più q al quadrato più q alla quarta fratto 1 più q al quadrato per 1 più q al quadrato e ancora tutto al quadrato, allora f3 di q più 1 meno q per 1 meno q al cubo per 1 meno q alla quinta, puntini puntini, 1 meno 2q più 2q alla quarta meno 2q alla nona più puntini puntini uguale o grande comune. In tutti i punti q uguale meno 1, q al cubo uguale meno 1, q alla quinta uguale meno 1, q alla settima uguale meno 1, eccetera. E allo stesso tempo f3 di q meno 1 meno q per 1 meno q al cubo per 1 meno q alla quinta, puntini puntini, per 1 meno 2q più 2q alla quarta meno puntini puntini uguale o grande con 1. In tutti i punti q al quadrato uguale meno 1, q alla quarta uguale meno 1, q alla sesta uguale meno 1, puntini puntini. Ovviamente anche f3 di q uguale o grande con 1 in tutti i punti q uguale 1, q al cubo uguale 1, q alla quinta uguale 1, eccetera. E quindi f3 di q è una funzione teta fi finta o fittizia. Quando q uguale meno e elevato alla meno t e t tende a 0, f3 di q più radice quadrata pi greco fratto t esponenziale. Che moltiplica esponenziale di pi greco al quadrato fratto 24t meno t fratto 24 tende a 4. Il coefficiente di q alla n in f3 di q è meno 1 elevato alla n meno 1 esponenziale pi greco radice quadrata n sesti meno 144esimo fratto 2 radice quadrata n meno 1/24 più o grande. Esponenziale 1 mezzo pi greco per radice quadrata n sesti meno 144esimo fratto 2 per radice quadrata n meno 1/24. Non è ammissibile che una semplice funzione teta possa essere trovata per eliminare le singolarità di f3 di q. Funzioni teta fittizie o finte. Abbiamo φ3 di q, ψ3 di q e χ3 di q. Sarebbero queste. Questi sono correlati a f3 di q come mostrato di seguito. Queste sono del terzo ordine. Funzioni teta fittizie o finte del quinto ordine. Abbiamo queste. Queste. Ancora. Queste.
hanno relazioni simili sopra. Infine, funzioni teta fittizie o finte del settimo ordine, che sono queste, e queste non sono correlate tra loro. Cordiali saluti, Srinivasa Ramanujan. Adesso, se prendiamo il valore della seguente frazione continua di Rogers Ramanujan, che è questo, e i due valori precedenti, A con 1, R1 fratto 8 radico al 5, Py al quadrato fratto 5, otteniamo la seguente interessante espressione. Considerando T uguale a 2 radico al 2 fratto Py, sarebbe la dn constant, la del Gaussian arterial constant, avremo il valore della funzione continua della frazione continua di Rogers Ramanujan, 1,00186742, più 1 fratto 1 mezzo che moltiplica π al quadrato fratto 5, meno 1 fratto 8 radice quadrata di 5. Tutto questo per 1 fratto la dn constant, 2 radice 2 fratto π, tutto il risultato elevato alla settima. Il valore della frazione continua di Rogers Ramanujan più 1 fratto tutto questo elevato alla settima ci dà un risultato vicinissimo al valore di z2, che è la z di 2, che fa uno dei valori della funzione z di Riemann, che è anche uguale a π al quadrato fratto 6. Queste sono le rappresentazioni in forma di serie. Inoltre, se prendiamo f3 di q più radice quadrata π fratto t, ex esponenziale π al quadrato fratto 24t meno t24esimo, che tende a 4, ed f3 di q uguale 1 più q fratto 1 più q al quadrato più q alla quarta fratto 1 più q al quadrato più 1 più q al quadrato tutto al quadrato, e sostituiamo a q 2 radico al 2 fratto π, cioè da e sostituiamo a q meno e elevato a meno t, dove t è uguale a 2 radico al 2 fratto π, avremo la seguente relazione. Dove f3 di q è tutto questo più questo. Quindi tutto questo più questo, infatti come risultato avremo questo risultato, che in approssimazione decimale è 3,811,56 eccetera, che tende a 4, e infatti è così. Quindi anche considerando q che tendente q uguale a e elevato a meno e elevato a meno t, dove t deve tendere a 0, anche se t è uguale a 2 radico al 2 fratto π, che è 0,900316 circa, anche 0,900316 ci dà un numero che tende a 4. E quindi possiamo andare avanti. Quindi abbiamo le seguenti forme alternate. Le seguenti rappresentazioni alternate, alternative, le seguenti rappresentazioni sotto forma di serie. Aggiungendo all'espressione precedente la costante di Marvin Ray-Banks, che è circa 0,188,
quindi all'espressione precedente più la costante di Maurer e Barnes, abbiamo questo risultato, quindi in approssimazione decimale 3,999420115579, ancora più che tende verso 4. Queste sono le forme alternative. Da cui, dopo alcuni calcoli, e cioè elevando alla sesta tutta l'espressione, aggiungendo pi greco e un quarto del rapporto aureo, avremo come risultato 4095,984, vicinissimo a 4096, che è uno dei numeri ricorrenti di Ramanujan. Dalla stessa formula, effettuando la radice quadrata, quindi la radice quadrata di 4096, che sappiamo essere 64, moltiplicato per 27, aggiungendo l'unità, avremo circa 1729, che è il cosiddetto Ardi-Ramanujan number, il numero di Ardi-Ramanujan, anch'esso un numero ricorrente. E ancora, effettuando la radice quindicesima di tale espressione, che ci fornisce quasi un numero vicinissimo a 1729, avremo questo risultato, a cui aggiungendo questo regolarizzatore che contiene la costante di Maurer e Barnes, avremo come risultato 1644937 vicino a 1644934, quindi la Z2, che sarebbe non altro che pi greco al quadrato fratto 6. Quindi, come vedete, già dai numeri da alcuni parametri più che altro riguardanti le Mach Theta Function di Ramanujan, si ottengono dei risultati. In questo caso abbiamo ottenuto i numeri ricorrenti, abbiamo ottenuto 4096, 1729 e Z2, 1644934. Non solo, abbiamo ottenuto anche dall'altra espressione che abbiamo, diciamo, che abbiamo ottenuto dai due parametri 8, 1 fratto 8 radical 5, pi greco al quadrato fratto 5, abbiamo ottenuto quest'altra espressione che ci ha fornito un numero vicinissimo a Z2. C'è qualche significato in tutto ciò? Certamente, di sicuro le Mach Theta Function sono state l'ultima ispirazione di un genio matematico quale Simrass Ramanujan, il quale non si sa se conosceva l'uso che se ne sarebbe fatto. Di sicuro, quando l'ha scoperta, ha scritto ad Harvey la famosa dead letter, viene anche detto dead bad letter, cioè lettera sul letto di morte. Purtroppo stava proprio male, e quindi quando ha scritto quell'ultima lettera, io personalmente credo che era cosciente di quello che avrebbe portato pian piano lo studio delle funzioni Mach Theta. Studio di funzioni Mach Theta che ho utilizzato anche per lo studio dei buchi neri. E come vedete, a questo punto anche nel ricavare ulteriori connessioni, utilizzando l'ADN constant, quindi la costante del grado di Nardelli, 2 radical 2 fratto pi greco, che nasce dal rapporto tra il volume di un ottaedro e il volume di una sfera, e che è anche significato in termini cosmologici, soprattutto in un universo che noi proponiamo essere l'inflazione eterna. Anche in questo caso, dicevo, al posto di t della q, q uguale meno e elevato alla meno t, dove t deve tendere a 0, al posto di t mettiamo 2 radical 2 fratto pi greco, che è 0,900316, otteniamo un numero che tende a 4,
4 elevato alla sesta fa 4096, la radice di 4096 più, per 27 più 1 da 1729, la radice quindicesima di 1729 già di per sé, a parte il regolarizzatore, ma la radice di 1715 di 1729 già di per sé darebbe un numero che comunque è una buona approssimazione a 1729, a 1640, a 02, scusate, e precisamente ci dà come numero 1643 81 502 invece di 1644 394, ma 1643 815 o 1644 937 o 1644 934 sono tutti vicini. Quindi praticamente ci sta un qualcosa che interessa la funzione z di Riemann, in questo caso z di 2, che poi non è altro che pi al quadrato fratto 6, e il rapporto aureo. Rapporto aureo perché, come poi vedremo successivamente, perché stiamo ancora sviluppando in altri modi, sempre utilizzando anche la BN constant, le funzioni, le vere e proprie funzioni Mach-Tete di Ramanujan, quindi queste qua del terzo, del quinto, del settimo ordine, stiamo partendo da queste, da quello del settimo ordine, poi pian piano andiamo a salire. Vedremo come molte di esse si danno dei risultati vicinissimi al rapporto aureo, sempre per Q uguale meno E elevato alla meno T, dove T è uguale alla BN constant, quindi alla radicale di una delle constant, che è uguale a 2 radical 2 fratto pi. Mettendo quindi Q uguale meno E elevato a meno 2 radical 2 fratto pi greco, e sostituendo quindi al posto di Q mettendo meno E elevato a meno 2 radical 2 fratto pi, otteniamo dei valori che da cui facilmente, tramite semplicissimi passaggi, semplicissimi calcoli, si ottengono praticamente risultati vicinissimi al rapporto aureo. Quindi pi greco al quadrato fratto 6, cioè z2, e pi greco moltiplicato per se stesso diviso 6. Il rapporto aureo sappiamo tutti cos'è, è dato da 1 più radical 5 fratto 2 ed è alla base delle forme a spirale. Pi greco diviso 6 e da pi greco al quadrato fratto 6, la matrice è pi greco, la costante matematica fondamentale, che a quanto pare non è più solo una costante matematica, ma diventa anche una costante fondamentale nella natura, sia pi greco che il rapporto aureo. E precisamente nelle forme del microcosmo e del macrocosmo. Quindi le funzioni Mach Theta, come vedete, hanno un'ampia applicazione e sviluppo e nella matematica e nella fisica del microcosmo e del macrocosmo, le cui tracce sono di natura eminentemente matematiche. E le tracce dell'unificazione tra microcosmo e macrocosmo sono, a parte la BN costa importante anch'essa, sono pi greco e il rapporto aureo, sono le come fossero la firma della coscienza cosmica, la firma del divino progettista di questo meraviglioso multiverso di cui pian piano stiamo conoscendo le proprietà. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.